pensate che sono carina? Mettete mi piace! Ciao a tutti, sono Roxy ed è già un anno che ho la mia gattina Fog. Se volete sapere la storia della sua adozione, vi lascio il link del video in cui vi ho raccontato tutta la storia. Però ora che è già un anno che ce l'ho, volevo appunto celebrare con un video speciale. Mi avete tanto richiesto ultimamente un Snapchat Q&A, quindi un video di domande e risposte, prendendo le domande da Snapchat, così potete apparire nel video, e quindi ho pensato di combinare le due cose e di fare uno Snapchat Q&A sulla mia gattina Fog per celebrare questo anniversario, diciamo. Ed iniziamo! Ok, quindi Enrico, che è italiano e parla benissimo inglese, mi ha chiesto da quanto tempo ho il gatto. E ce l'ho da un anno e un mese. E il tuo inglese è perfetto, grazie mille per la tua domandina. Next! Ciao Roxy, sono Giorgia e sono una potteriana come te. Carina! Pensi di adottare un altro gatto oltre a Fog? Mi piacerebbe adottare un altro animaletto, ma secondo me Fog vuole essere figlia unica. Cioè vuole essere unica, non vuole altri animaletti. Quindi vediamo, secondo me sarebbe super gelosa. Next! Ciao Roxy, sono Vittoria, ti volevo chiedere come mai hai deciso di chiamare il tuo gatto Fog? Ciao! Oh, ok! Allora, Vittoria mi ha chiesto perché ho deciso di chiamare il mio gatto Fog, che vuol dire nebbia, e l'ho chiamata nebbia appunto perché è super silenziosa ed è grigia così e mi ricorda molto la nebbia, e quindi l'ho chiamata Fog. Andy Sansev. Hey Roxy, I just wanna ask you, how old is your cat? Because I'm so curious about it. Oh, ok, quindi Andy mi ha domandato quanti anni ha il mio gatto, la mia gattina, e quando l'ho adottata l'anno scorso il veterinario ha detto che più o meno aveva 3 anni, quindi adesso ha 4 anni. E le Biebs mi chiede: la tua gatta ha paura dei cetrioli? E vi ricordo che qualche mese fa c'era questo video che era virale di questi gatti che si spaventavano con i cetrioli, e così ho fatto anch'io il test, ho messo un cetriolo dietro al gatto mentre mangiava, e quando si è girata lei ha semplicemente guardato il cetriolo e se n'è andata. Della serie no, non ha paura dei cetrioli. Ok, Marti Pierin. Ciao Roxy, volevo chiederti com'è cambiata la tua vita da quando hai Fog. Oh, un bacio. Ciao. Ciao. Ok, ok. Sicuramente la mia vita è cambiata in meglio, perché adesso lei fa ovviamente parte di tutte le mie giornate. Cioè io mi sveglio, lei viene, mi dà i bacini. A volte mi sveglia lei, poi facciamo colazione insieme. La cosa bella è che lei è molto tranquilla, quindi quando sto lavorando al computer lei semplicemente dorme, poi giochiamo un pochino. E lei è la mia bebè in pratica. È tutto qua. Grazie mille per tutte le vostre domandine, vi amo. È tutto qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Inoltre vi volevo dire che questo video è stato sponsorizzato dalla campagna hashtag Pets Add Life, gli animali arricchiscono la vita, che è questa campagna che incoraggia l'adozione degli animali, e io sono contentissima di aderire a questa campagna perché credo che sia un'iniziativa bellissima. Ci sono tantissimi animali che hanno bisogno di una casa, non solo cani e gatti ma anche galline, conigli, specie di pappagalli, criceti, roditori, eccetera. Tantissimi animali che magari sono stati abbandonati, sono stati abusati e sono in cerca di casa. Io sono contentissima di aver adottato Fog. Ho sempre adottato animali nella mia vita ed è una cosa che consiglio veramente a tutti. Ed ora tocca a voi, nei commenti raccontatemi che animali avete o che animale vorreste adottare utilizzando la hashtag Pets Add Life, così trovo tutto. E mi potete anche twittare, mi potete mandare le vostre foto su Instagram, quello che volete. Non vedo l'ora di leggere tutte le vostre storie e di vedere tutte le vostre foto, e nella descrizione vi lascio anche il canale di YouTube di questa campagna, così potete vedere video di altri animaletti carini. È tutto qua e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!